Quanti a quest'amore? 4, 7, 6. Pinuccia al terzo banco, Pinuccia qua, terzo banco, vieni avanti. Mettiti vicino a Nanè e a Anna. Luogo, luogo, anfilati. Allora, 476. Davanti a quest'amore hai disteso le tue braccia anche per me, Gesù. Dal tuo cuore come fonte hai versato pace in me. Cerco ancora il mio peccato, ma non c'è. Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore. Dio, mia grazia, mia speranza, ricco e grande Redentore, tu re umile e potente, risorto per amore, risorgi per la vita. Senza macchia, mite forte Salvatore sei. Tu re povero e glorioso, risorgi con potenza davanti a questo amore, la morte fuggirà. Lo ripetiamo? Tutti insieme, dai. Hai disteso le tue braccia anche per me, Gesù. Dal tuo cuore come fonte hai versato pace in me. Cerco ancora il mio peccato, ma non c'è. Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore. Dio, mia grazia, mia speranza, ricco e grande Salventore sei. Tu re umile e potente, risorto per amore, risorgi per la vita, vero agnello senza macchia, mite forte Salvatore sei. Tu re povero e glorioso, risorgi con potenza davanti a questo amore, la morte. Facciamo adesso un canto che sicuramente conosciamo tutti, molto bello anche questo, il numero 399, Re di Gloria, 399. Ho incontrato te Gesù e ogni cosa in me è cambiata, tutta la mia vita ora ti appartiene, tutto il mio passato io l'affido a te, Gesù, Re di Gloria, mio Signore. Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore. Trovo pace in te, Signor, tu mi dai la gioia. Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai. Gesù, Re di Gloria, mio Signor. Dal tuo amore chi mi separerà?
Quando un giorno ti vedrò, tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore. Provo pace in te, Signor, tu mi dai la gioia vera, stare insieme a te, non lasciarti mai, Gesù, Re di gloria, mio Signor, al tuo amore chi mi separerà? Sulla quando un giorno ti vedrò, io ti aspetto, mio Signor, io ti aspetto, mio Signor, io ti aspetto, mio Re. Bene, è arrivato il momento di invocare lo Spirito Santo per dare inizio a questa lezione divina. Invochiamo il Divino Spirito con il canto numero 417, Spirito del Dio vivente, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore, pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore, pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. Fonte d'acqua viva, purifica i cuori, sole della vita, ravviva la tua fiamma. Fonte d'acqua viva, purifica i cuori, sole della vita, ravviva la tua fiamma. Bene, possiamo stare seduti. Siamo alla quinta lezione divina, perché questo mese di ottobre ha avuto cinque giovedì, e io li conteggio bene i giovedì, perché il giovedì mattina ho anche lezione a Catania, quindi sono alla quinta lezione a Catania, alla quinta lezione divina la sera in parrocchia. Prima di cominciare questa lezione divina vi devo fare una domanda. Il prossimo giovedì 7 novembre non potremo fare la nostra lezione, perché alle ore 20 in cattedrale a Ragusa c'è l'assemblea diocesana di pastorale e viene a relazionare un illustre relatore che è il professore Giuseppe Savagnone di Palermo, che è venuto anche a Vittoria peraltro. Allora io vi chiedo, la domanda è questa: volete anticipare la lezione al mercoledì e quindi casomai il gruppo Nuova Vita si riunisce il giovedì, cioè fa uno scambio di giorno, oppure volete saltarla del tutto? Non so se mi sono spiegato. Le alternative sono: o la saltiamo completamente e quindi per una settimana non la facciamo, oppure la anticipiamo al mercoledì. Allora facciamo una votazione, così ci sbrighiamo subito.
Chi è per farla il mercoledì alzi la mano, alzatele alte però, così facciamo la controprova, abbassate. Chi è per saltarla del tutto alzi la mano. Nessuno alza la mano. Allora quindi la facciamo il mercoledì. Mi sembra di capire che siete d'accordo su questo. Benissimo, allora va bene. La prossima lezione divina invece di giovedì sarà mercoledì. Solo per la prossima settimana, Poi ovviamente recupereremo il giorno tradizionale. Solo per la prossima. Anche il gruppo Malandrino si riunisce il mercoledì, ma si può fare l'indomani. Ok. Stasera analizziamo il brano di Luca 5:1-11, la pesca miracolosa. Federica, hai la Bibbia? Vieni a leggerci questo testo allora. Luca 5:1-11, la pesca miracolosa. Quindi, allora, finora abbiamo visto i quattro misteri gaudiosi: l'annunciazione a Maria, la visita di Maria ad Elisabetta, la nascita di Gesù e la presentazione di Gesù al Tempio e l'incontro col vecchio Simeone. Saltiamo dal capitolo 2 al capitolo 5 direttamente, versetti da 1-11. Ascoltiamo il testo. Un giorno, mentre si trovava sulla riva del lago di Genesaret e la folla gli faceva ressa intorno e ascoltava la parola di Dio, egli vide due barche vuote sulla riva. I pescatori erano scesi e stavano lavando le loro reti. Salì su una di quelle barche, quella che apparteneva a Simone, e pregò questi di allontanarsi un po' dalla riva. Sedutosi, si mise a insegnare alla folla dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e insieme ai tuoi compagni getta le reti per la pesca». Simone gli rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte senza prendere neppure un pesce, però sulla tua parola getterò le reti». Gettatele, presero subito una tale quantità di pesci che le loro reti si rompevano. Allora chiamarono i compagni dell'altra barca perché venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono le due barche a tal punto che quasi affondavano. Vedendo questo, Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo: «Allontanati da me, Signore, perché io sono un peccatore». Infatti Pietro e tutti quelli che erano con lui furono presi da grande stupore per la grande quantità di pesci che avevano pescato. Lo stesso capitò a Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone. E Gesù disse a Simone: «Non temere, da questo momento sarai pescatore di uomini». Allora essi, riportate le barche a terra, abbandonarono tutto e lo seguirono. Beh, si tratta di un episodio molto bello, narrato dall'Evangelista Luca in maniera davvero, davvero significativa, perché alcuni particolari della narrazione non devono sfuggire alla nostra attenzione e cercheremo di sottolinearli. Rileggiamo i primi tre versetti. Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Allora Gesù si trova presso il lago di Genesaret ed è circondato da tanta gente, da tanta folla che fa ressa attorno a lui e rischia addirittura di travolgerlo. Questa gente così numerosa, dice l'Evangelista, è accorsa per ascoltare la parola di Dio predicata da Gesù. È significativa questa sottolineatura. La folla faceva ressa attorno a Gesù non per assistere a dei miracoli,
non per chiedere guarigioni miracolose, ma per ascoltare la parola di Dio che Gesù stava predicando. Si tratta dunque di persone desiderose di crescere nella fede. Si tratta di persone bisognose di ricevere una parola di consolazione, una parola di speranza. Possiamo immaginare da chi era composta questa folla. Inevitabilmente ci saranno stati anche i curiosi, gli sfaccendati e i perditempo, ma in gran parte erano persone, dovevano essere persone bisognose di ascolto, di conforto, di consolazione, di sostegno, di aiuto. Si accorrevano davanti a Gesù per ascoltare la sua parola, e perché queste persone trovavano nella parola predicata da Gesù quello che cercavano. Persone dunque bisognose di ricevere una parola di consolazione. Sono molti quelli che seguono Gesù, per cui il Signore fa fatica a farsi sentire da tutti, addirittura rischia di essere travolto dalla calca che lo spinge da tutte le parti, e quindi Gesù, per evitare questo inconveniente, uno, di non farsi sentire da tutti, due, di essere travolto dalla folla, escogita un sistema ingegnoso, potremmo dire. Sale su una delle barche che erano ormeggiate alla sponda del lago. I pescatori stavano lavando le reti della pesca, e prega il padrone di questa barca, che poi è Simon Pietro, di scostarsi un poco da terra. E così Gesù può predicare dalla barca, tutti lo possono ascoltare e soprattutto non rischiano di travolgerlo. Queste due barche ormeggiate alla sponda del lago con i rispettivi pescatori che stavano lavando le reti da pesca sono importanti ai fini della narrazione. Una barca è quella di Simon Pietro, l'altra scopriremo nella narrazione che è quella dei figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, che erano soci di Simon Pietro nella pesca. Si dice nel Vangelo di Luca che erano soci. Attenzione, probabilmente Gesù già conosceva Pietro. Se voi andate nelle vostre Bibbie qualche versetto indietro, in Luca 4:38, si dice che Gesù era stato a casa di Pietro e aveva guarito la suocera di Pietro, che era a letto con la febbre. Questo significa che già c'era stato un contatto tra Gesù e Simon Pietro. Si conoscevano al punto che Gesù era stato a casa di Pietro. E se Pietro aveva una suocera, si vede che era anche sposato, è chiaro. Non sappiamo molti particolari, però avendo una suocera doveva essere sposato. Stando poi a un altro racconto evangelico, quello del capitolo 1 di Giovanni, nel capitolo 1 di Giovanni si evince che i primi due apostoli chiamati da Gesù furono Andrea e lo stesso evangelista Giovanni, i quali erano discepoli del Battista. Quando sentono che il Battista indica Gesù come l'agnello di Dio, si staccano dal loro maestro, dal loro Giovanni Battista, e si mettono a seguire Gesù. Poi vanno da Gesù, dimorano presso di lui, eccetera. Alla fine, quando rimasero affascinati da Gesù, Andrea, fratello di Simon Pietro, torna da Simon Pietro e gli dice: abbiamo trovato il Messia, e lo conduce da Gesù. E Gesù cambia il nome a Simon Pietro: ti chiamerai Pietro.
Allora, mettendo insieme tutte queste narrazioni, noi non dobbiamo pensare che quello della pesca miracolosa fu il primo incontro di Gesù con Pietro. Mi seguite? Cosicché Simon Pietro, così di punto in bianco, lascia tutto, lascia la barca, lascia la pesca, lascia e si mette a seguire Gesù. No. Verosimilmente ci sono stati altri incontri, hanno avuto il tempo di conoscersi, hanno avuto il tempo di frequentarsi. Questo è importante. E quindi la scelta da parte di Gesù della barca di Simon Pietro non è una scelta casuale, ma è una scelta intenzionale, è fatta apposta. Gesù sa, forse fin da principio, dove dovrà andare a parare. Ciò non di meno, possiamo anche immaginare che questa scelta da parte di Gesù della barca di Simon Pietro abbia un po' inorgoglito il nostro Pietro, no? Che insomma tutta quella folla era venuta per ascoltare Gesù. E se Gesù insegna dalla barca di Simon Pietro, Simon Pietro sarà orgoglioso un domani di poter dire: oh, vedete che Gesù è stato sulla mia barca. Io non posso dimenticare. Il vuole essere mondiato ormai è nel mondo della verità. Qualcuno ricorderà il dentista Enrico Di Martino? Enrico Di Martino era veramente un grande signore, no? Io andavo da lui negli anni che furono, aveva lui lo studio in via Bixio, io ero a San Giovanni, vicario parrocchiale, insomma, mi veniva comodo, poi lui sempre molto accogliente, molto ospitale. Lui era molto amico di Monsignor Ferraro e perciò quando Monsignor Ferraro era vescovo ancora di Patti, a Tindari, andò il Papa Giovanni Paolo II in visita pastorale lì a Patti, a Tindari. Enrico De Martino, cio caso macchina fino a da. Che cosa successe? Che mentre il Papa era arrivato con la Papa Mobile, questa Papa Mobile andava troppo a rilento, però il Papa era in ritardo e dovevano recuperare dei tempi. Pigliarono la macchina di Enrico De Martino, gliel'hanno requisita, dice: scendi in luogo che c'è somaro il Papa. Enrico De Martino, orgogliosissimo, mi disse: tagliasse sta macchina, a toccasse, caccia è stato settato il Papa. E io qua lavo sta macchina. Cioè proprio, ogni volta che leggo questo passo, mi viene in mente sta scena di Enrico Di Martino che non si lavava la macchina perché non c'aveva stato il Papa, insomma, no? Per cui è facile immaginare che Simon Pietro, come dire, si sia un po' ringalluzzito, no? E abbia potuto poi dire, avrebbe potuto dire, immaginava di poter dire: oh picciotto, guardate che nella mia barca c'è stato un certo Gesù, insomma, non si scherza. In ogni caso, Pietro per primo si mette in ascolto di Gesù e comprende che la sua barca è diventata una specie di cattedrale dalla quale il Signore istruisce le folle. Versetto 4. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Aia. Quando Gesù finisce di parlare e Pietro forse già pregusta le pacche sulle spalle dei suoi compaesani: ehi Pietro, bravo, vieni Pietro, Gesù è stato sulla tua... Pietro già pregusta forse tutto questo. Gesù chiede a Pietro
una cosa inaudita, una cosa che lo spiazza, una cosa che sembra assurda. Gli chiede di prendere il largo e di gettare le reti per la pesca. In pieno giorno. Questa parola si rivolge specificamente a Pietro e lo coglie nella sua realtà di pescatore. Gesù ordina a Pietro di tornare a gettare le reti per la pesca. Le reti erano già state lavate, erano pulite, erano già messe in ordine. Il tempo della pesca, lo sapremo subito dopo, era terminato senza alcun profitto. Quella notte Pietro e i suoi compagni non avevano preso nulla. Pietro conosceva bene il suo mestiere e avrebbe anche potuto dire: Gesù, con tutto il rispetto, tu sei bravo a predicare, ma cavo, pescatore sogno io. Gesù non era un pescatore, Pietro sì. Perciò la proposta di Gesù appare assurda, soprattutto perché non si pesca in pieno giorno e per giunta dopo una notte faticosa in cui non hanno preso nulla i pescatori. Perciò la prima reazione di Pietro all'inizio del versetto 5 sembra comprensibile. Simone rispose: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. E Pietro non vuole essere sgarbato nei confronti di Gesù, non ci vuole dire: ma Gesù, chi sta proprio a tapo di evitare, insomma, che senso ha questa cosa? Oppure non si vuole sgarbare e dice: no, ma che stai dicendo, ma chi, sì, ci mancasse, aveva una nottata intera che cercavamo di pescare, una e poi già tutto in ordine, no, niente, che in pieno giorno mancava la fiura che potevano fare davanti ai concittadini, c'è pure tale Pietro un pazzio, ma chi è? Talmente, se non pigliavano una ciota niente nella pesca avesse fatto una gran malafiura di chi da noi nivera auto capacche sulle spalle. Mi spiego, vedete, il Vangelo va letto anche con queste caratteristiche. Cioè Pietro prova a spiegare a Gesù che forse non è il caso di fare un altro tentativo di pesca. I pescatori peraltro sono stanchi, hanno faticato tutta la notte, sono anche un po' scoraggiati perché non hanno preso nulla. E tutto questo lascia intendere che quello non è proprio il momento per fare un altro tentativo di pesca. Pietro però viene messo da Gesù davanti ad un'alternativa. Da una parte la sua esperienza di pescatore che gli suggerisce di non accogliere la proposta assurda di Gesù. Dall'altra parte la parola di Gesù, quella parola che Pietro e gli altri hanno appena ascoltato nella predicazione e che è sicuramente una parola potente. Pietro deve dare retta alla sua esperienza di pescatore oppure deve fidarsi della parola di Gesù che gli ordina un'azione apparentemente senza senso? E se Pietro accetta la proposta di Gesù e poi non pesca nulla, non rischia di fare, come dicevo, una brutta figura di fronte ai suoi concittadini, che in gran parte erano pescatori come lui e che avrebbero facilmente ironizzato contro Pietro? Ebbene, Pietro, di fronte a questo bivio, di fronte a questa alternativa, Pietro preferisce fidarsi della parola del Maestro. Gli dice infatti: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Che bella sta cosa, no? Cioè tutto sembra remare contro, no? Però se tu, Gesù, dici questo, io sulla tua parola, sottolineate, sulla tua parola, io getterò le reti. Cioè io mi fido,
io mi fido. Tu dici questo e io mi fido. Cioè Pietro compie un atto di fede in Gesù e nella sua parola. Pietro si fida di quello che Gesù gli ordina. Pietro non tiene conto della sua competenza e sfida anche la possibile ironia dei suoi concittadini. Notiamo peraltro che Gesù non si sostituisce a Pietro, nel senso che non è Gesù a gettare le reti per la pesca, è Pietro che lo deve fare, ma lo deve fare secondo un'ottica nuova, che è l'ottica della fede. Chiaro per tutti? L'ottica della fede. Versetti 6-7. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. La fede di Pietro viene premiata. Avendo eseguito l'ordine di Gesù, i pescatori prendono una quantità enorme di pesce al punto che le reti quasi si rompono. Pietro è costretto a chiamare Giacomo e Giovanni che sono sull'altra barca e sono suoi soci nella pesca e tutte e due le barche si riempiono di pesce al punto che quasi affondano. Si tratta di una pesca abbondantissima, si tratta di un miracolo straordinario. La fiducia riposta da Pietro nella parola di Gesù viene ampiamente premiata. È bastato credere in quello che Gesù ha detto per assistere a una manifestazione eclatante di potenza della parola del Signore. In generale noi possiamo dire che quando ci fidiamo ciecamente del Signore, quando non frapponiamo i nostri sé, i nostri ma, le nostre obiezioni, quando non chiediamo garanzie, ma ci fidiamo e basta, il Signore certamente premia il nostro atto di fede. Il Signore certamente premia il nostro atto di fede. Veramente. Versetti 8-10a. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora, di fronte a questo miracolo strepitoso, Pietro ha una reazione molto forte. Pietro si getta in ginocchio davanti a Gesù e gli dice: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Dinanzi alla grandezza di Gesù, Pietro si sente piccolo. Dinanzi alla santità di Gesù, Pietro si sente un povero peccatore. Pietro non sottolinea di aver avuto fede in Gesù. Pietro rivela invece quello che in questo momento il suo cuore gli suggerisce. La luce che promana da Gesù ha messo a nudo la sua situazione di peccatore. Quando tu ti incontri veramente con Gesù, una delle cose che senti è la tua miseria, la tua povertà. Se tu veramente incontri il Signore, la smetti di pensare che sei un santo. Perché la luce del Signore smaschera anche le tue magagne, le tue colpe, i tuoi peccati.
Questa fu la sensazione di Pietro dinanzi alla santità di Gesù, alla grandezza di Gesù. E Pietro si sente confuso, perduto, dice: no, ma io non sono degno di stare al tuo cospetto, allontanati da me. Pietro, come anche Giacomo e Giovanni, sono pervasi, dice il testo, da grande stupore per quanto è accaduto. Ma allo stupore si aggiunge in Pietro anche la coscienza del suo peccato e quindi la sua convinzione di non essere degno di stare davanti a Gesù. Per cui Pietro dice a Gesù: allontanati da me. Allora attenzione a questo concetto: il senso del peccato è proporzionale al senso di Dio. Quanto più noi siamo vicini a Dio, tanto più percepiamo il senso del nostro peccato. Ecco perché persone particolarmente vicine a Dio, come le monache carmelitane, che ne so, le suore di Madre Teresa, si confessano ogni 2 settimane al massimo. Si confessano ogni 2 settimane al massimo. Non perché sono più peccatrici di noi, perché hanno un senso di Dio più spiccato, per cui avvertono anche, come dire, le cose che più piccole forse. Come risponde Gesù dinanzi a questa richiesta di Pietro? Il versetto 10b: Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E anche questo è molto bello, no? Cioè, voi capite che Pietro dice a Gesù: allontanati da me, non sono degno di stare al tuo cospetto. E Gesù dice a Pietro: no, no, vieni con me. Cioè, la mossa di Pietro è: allontanati. Quella di Gesù è: no, vieni, seguimi. Cioè Gesù non dice a Pietro: hai ragione Pietro, l'hai capito, sei un peccatore, non sai cosa di stare con me, arrivederci. E se Gesù avesse detto questo non avrebbe detto nulla di sbagliato, voglio dire, però certamente non è questo l'atteggiamento di Gesù. Anzitutto Gesù dice a Pietro: non temere. Avete sentito quante volte è ricorrente nel Vangelo di Luca questa frase: non temere? Per esempio, l'angelo ha detto a Maria: non temere, ha detto a Giuseppe: non temere. È una frase con la quale l'interlocutore è invitato dal Signore a non lasciarsi vincere dalla paura, dal tremore, dallo stupore che inevitabilmente pervadono l'animo di chi assiste ai prodigi compiuti da Dio. Gesù poi non solo non accetta l'invito di Pietro ad allontanarsi da lui, ma, come dicevo, lo invita a seguirlo. Pietro gli dice di allontanarsi da lui e Gesù gli risponde di venire con lui. Pietro aveva detto: sono un peccatore, e Gesù gli risponde non con un rimprovero, un ammonimento, ma con la proposta di una missione. Dunque non è un santo quello che viene invitato alla missione da parte di Gesù, ma è uno che riconosce i suoi peccati e quindi anche i suoi limiti, i suoi difetti. E qual è la missione che Gesù affida a Pietro? D'ora in poi sarai pescatore di uomini. Pietro viene invitato a non essere più pescatore di pesci, ma pescatore di uomini. La traduzione esatta di questa frase dovrebbe essere così: d'ora in poi, da questo momento, sarai uno che cattura vivi gli uomini.
uno che cattura vivi gli uomini. Si tratta dunque di un'azione volta non ad uccidere, ma a fare vivere. Possiamo notare da questo punto di vista che l'azione di pescare gli uomini è opposta a quella di pescare i pesci. Quando si pescano i pesci e vengono tirati fuori dall'acqua del mare o del lago, i pesci da vivi diventano morti. Quando si pescano gli uomini e vengono tirati fuori invece dal peccato e avvicinati alla grazia di Dio, gli uomini da morti diventano vivi. È chiaro? Versetto 11. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Pietro e gli altri suoi soci tirano le barche a terra, lasciano tutto e seguono Gesù. Si congedano definitivamente dal mestiere svolto fino ad allora. Qualcosa di grande è accaduto nella loro vita. Nel momento in cui hanno conosciuto una persona che li ha aiutati a fare una grande pesca, lasciano questo lavoro. Tra l'altro potremmo dire lasciano anche tutto quel ben di Dio che avevano pescato. Peccato, insomma, no? Lasciano tutto, l'avranno lasciato ad altri, no? Ma proprio lasciano tutto. Non è che ci dicono, vabbè, ormai stupisce noi e Mabinne, guadagniamo chi lo tocca. No, proprio lasciano tutto, compresa quella pesca straordinaria. Lasciano le barche, lasciano tutto. Cambiano radicalmente vita. E non si tratta di ragazzini, adolescenti, non si tratta di una scelta emotiva. Sono uomini robusti, pescatori, sono gente facilmente suggestionabile, no? Però, questo incontro è stato decisivo. Ripeto, probabilmente c'erano stati anche altri incontri fra Gesù e Simon Pietro e anche gli altri, Giacomo, Giovanni, Andrea, però questa pesca miracolosa è quello che dà il colpo di grazia. Lasciano tutto, seguono Gesù. Si mettono a seguire Gesù, diventano suoi discepoli. Potremmo dire, per stare al tema di questa narrazione, che i primi ad essere stati pescati da Gesù sono proprio Pietro e i suoi compagni. I primi ad essere stati pescati da Gesù sono loro. E ora saranno loro a dover pescare altri uomini e a condurli a Gesù. Però intanto sono stati pescati loro. Spero che vi sia piaciuto questo brano. Allora, la sintesi del brano che vi ho riportato nel foglio dice così: presso il lago di Genesaret Gesù predica la parola di Dio ad una folla numerosa. Per non correre il rischio di essere travolto dalla folla, sceglie di predicare dalla barca di Simon Pietro, discostandosi un po' da terra. Quando finisce di parlare in maniera sorprendente, chiede a Pietro di prendere il largo e di gettare le reti per la pesca. Pietro prova a spiegargli che hanno faticato tutta la notte e non hanno preso nulla,
ma poi aggiunge: sulla tua parola getterò le reti. Egli si fida di Gesù e crede nella potenza della sua parola e non rimane deluso, perché fa una pesca molto abbondante. A questo punto Pietro si getta ai piedi di Gesù dicendogli: allontanati da me perché sono un peccatore. Ma Gesù lo chiama invece a seguirlo, affidandogli una missione: sarai pescatore di uomini. Prima riflessione, prime domande. Di fronte alla proposta assurda di Gesù di andare al largo per pescare in pieno giorno, Pietro si fida del Signore. Egli mette da parte la sua esperienza di pescatore, sfida le possibili ironie dei suoi compaesani, vince la stanchezza di una notte di pesca infruttuosa e dice a Gesù: sulla tua parola getterò le reti. Pietro si fida di Gesù e crede nella potenza della sua parola. Domande. Chi capita di vincere stanchezze e resistenze e di dire a Gesù: mi fido di te, credo in te? Come valuti la tua adesione di fede al Signore? Perché guardate, qualche volta penso che anche noi non ci fidiamo del Signore. Perdonatemi se io vi dico questo. Qualche volta penso che anche noi non ci fidiamo del Signore. Poniamo resistenze, ci lasciamo prendere dallo scoraggiamento, ci lasciamo prendere dalla sfiducia, ci lasciamo prendere dai ragionamenti troppo umani. E quando ragioniamo troppo in termini umani, viene meno la fede. Perché la fede è anche andare oltre il ragionamento umano. La fede è andare oltre la logica umana. La fede è andare oltre il buonsenso umano, che forse suggerirebbe di non fare così e di fare in un altro modo. Allora ecco qui. Tu sei in grado di vincere le tue stanchezze, le tue resistenze e di dire a Gesù: io mi fido di te. Una preghiera che a me piace molto è questa, me la sentite ripetere spesso nelle adorazioni: mi fido di te, mi affido a te, confido in te. Mi fido, mi affido, confido. Questa è la risposta di Pietro. Tutto il miracolo della pesca straordinaria è fondato sulla fede di Pietro. Nel momento in cui Pietro compie un atto di fede, avviene il miracolo. Questo è il punto. Vi avete sentito dire spesso anche: non è il miracolo che produce la fede, ma è la fede che produce il miracolo. È la fede che produce il miracolo. Gesù dice: se credi vedrai cose maggiori di queste, se credi. Secondo, la fede di Pietro viene premiata. Perché avendo obbedito all'ordine di Gesù prende una quantità enorme di pesci. Allora mi piacerebbe se nei gruppi di condivisione si condividesse anche questo. Ti è successo di sperimentare qualche volta la grandezza e la potenza di Dio nella tua vita? Hai ricevuto dal Signore qualche grazia straordinaria? Perché non dirle queste cose, no? Perché non dirle queste cose? Ti è successo qualche volta nella tua vita di sperimentare una grazia speciale che il Signore ti ha concesso? E se questo ti è successo, condividilo con i fratelli, li farai felici, no? Ti è capitato di sperimentare la potenza del Signore nella tua vita?
Il Signore veramente ti ha fatto vedere cose straordinarie, miracoli veri e propri, che non sono necessariamente i miracoli straordinari, ma spesso sono anche piccole cose che, viste nella luce della fede, sono poi grandi, perché nulla è piccolo di ciò che è fatto per amore. Il Signore certamente sarà intervenuto nella nostra vita anche con grazie straordinarie. Allora vi chiedo di condividerle queste cose. Terzo, avendo visto quanto è grande e santo il Signore, Pietro si inginocchia davanti a lui e confessa di essere un peccatore indegno di stare al suo cospetto. Ma Gesù lo invita a seguirlo e gli affida la missione di essere pescatore di uomini. Riesci a riconoscere e a confessare i tuoi peccati? Questa è la prima cosa, eh? Noi facciamo una grande fatica a riconoscere e poi quindi a confessare i nostri peccati. Qualche volta abbiamo la sensazione di non farne peccati, e se c'è un peccato gravissimo è proprio quello di pensare di non fare peccati. Se c'è un peccato gravissimo è quello di avere smarrito il senso del peccato. C'è gente che non si confessa mai. Cristiani praticanti che fanno la comunione tutti i giorni o tutte le domeniche, che non si confessano praticamente mai. Allora, li riconosci i tuoi peccati? Perché, vorrei spiegarmi meglio, se tu non riconosci i tuoi peccati, forse è perché non riconosci la grandezza di Dio, la santità di Dio, cioè non ti paragoni con la santità di Dio, ma ti paragoni con la bassezza e la mediocrità degli altri, per cui dici: ma io non è che sono peggiore degli altri, ce n'è peggi mia. Ma tu a tagliare prima di tutto a chi dei miei gli dia, e ce ne sono pure tanti, ma soprattutto devi guardare alla santità di Dio. Il senso del peccato tu lo acquisisci se guardi alla santità di Dio, non se guardi alla cattiveria e alla mediocrità degli altri. È chiaro? Sperimenti nella tua vita la grande misericordia del Signore? Cioè, sperimenti che il Signore ti ha perdonato, ti ha rimesso in carreggiata, ti ha ridato fiducia? Ti impegni nella missione di pescatore di uomini? Riesci concretamente a portare qualche fratello a Gesù? Sarebbe interessante anche chiedersi questo. Sono riuscito nella mia vita di cristiano a portare qualche persona a Gesù? Sì, no? Quanti? Quante volte? Ecco, belle domande, no? Adesso ci mettiamo in preghiera, così il Signore ci aiuta. Allora, Rosetta e Saverio, se ci aiutate a pregare, il ritornello è quello di accoglimi, perdonami, eccetera. Accoglimi, perdonami, la tua grazia in luogo su di me, liberami, guariscimi, e in te risorto per sempre io vivrò. Signore Gesù, io credo in te e nella potenza della tua parola, mi fido di te e voglio obbedirti. Accoglimi, perdonami, la tua grazia invoco su di me, liberami, guariscimi, e in te risorto per sempre io vivrò.
Perdona, Signore, il mio peccato e abbracciami con la tua misericordia, perché io possa seguirti e servirti fedelmente. Accoglimi, perdonami, la tua grazia invoco su di me. Sempre io vivrò. Ti ringrazio, Signore, della missione che mi affidi. Fa che io possa pescare tanti uomini e condurli a te. Accoglimi, perdonami, la tua grazia in luogo su di me. Liberati, guarisciti, e in te risorto per sempre io vivrò. Gesù, ti ringrazio per tutte le volte che mi hai fatto sperimentare la grandezza del tuo amore. Accoglimi, perdonami, la tua grazia invoco su di me, liberami, guariscimi, e in te risorto per sempre io vivrò. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Allora la prossima lezione mercoledì eccezionalmente. Buona serata a tutti.